Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vedremo l'utilizzo delle spazzole e delle paste per quanto riguarda la pulitura delle casse, dei metalli in generale e anche dei vetri plex. In realtà non vedremo come si fa l'operazione, vi faccio vedere soltanto le paste e le spazzole che utilizzo io. Metterò poi in descrizione i link se volete acquistare questi prodotti e possono servire, ripeto, ai nuovi per fare dei lavoretti anche a casa. Io vi farò vedere le mie spazzole, quindi queste qua sono spazzole per attrezzatura tra virgolette professionale, però lo stesso potrebbe essere usate con dei Dremel o dei trapani piccolini. Farò vedere anche le spazzole, quelle piccoline, che servono per questo tipo di operazioni. Comunque, in generale, le operazioni sono uguali sia con le spazzole grandi che con le spazzole piccole. Spero che questo video possa essere interessante per voi. Nell'eventualità, come al solito, se lo ritenete opportuno, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, che comunque fa sempre comodo, così il canale cresce e queste pillole possono servire a molte più persone. Basta così. Ciao a tutti da Alessandro Restivo. Ok, siamo nel banchetto, ho messo quante più cose possibili per cercare di far vedere un pochettino le spazzole e le paste che utilizzo io. Non ci entra tutto, però adesso vi farò vedere piano piano di che stiamo parlando. E allora, chiaramente le mie spazzole sono già usate, quindi come potete vedere già sono belle vecchie, con intrise già della pasta che vado utilizzando per ogni singola spazzola. Ecco, questa è una cosa importante. Se riuscite ad usare ogni spazzola dedicata alla propria pasta, sarebbe opportuno fare questo tipo di operazione, perché così non si sporca delle altre paste e non ci saranno problemi quando andiamo a pulire gli oggetti. E cominciamo con la sequenza praticamente che uso io per quanto riguarda i metalli. Generalmente parliamo adesso dell'acciaio, perché in realtà ci riferiremo più alle casse degli orologi che altro. E per prima cosa vi faccio vedere la spazzola quando è nuova. Queste sono spazzole di cotone senza utilizzate, quindi quando sono nuove si trovano in questo stato. Queste qua sono le spazzole, quelle sottili che dicevo prima, quelle che possiamo utilizzare nel Dremel. Ripeto, le trovate anche in descrizione questi tipi di spazzole. E poi ci sono le varie paste per i vari metalli e anche per le plastiche. In questo caso questa qua per esempio è quella gialla che servirà per i vetri. Altri tipi di spazzole, quindi oltre alle spazzole proprio di cotone morbido, ci sono quelli là un pochino di cotone più rigido. Questa qua per esempio già è sporca, però è un tipo di cotone. Questo è lo stesso tipo di spazzola di questa qua grande, è un cotone, già sono dei cotoni più rigidi, sia queste che queste sono fatte uguali, solo che cambia appunto la grandezza. Queste qua sono spazzole dedicate per andare più in profondità sugli oggetti. Comunque, adesso andiamo velocemente perché sennò il video diventa troppo lungo. Iniziamo con la sgrossatura delle casse. La sgrossatura cosa intendo? Togliamo i graffi più profondi, i graffi principali vengono tolti con delle setole dure. Queste qua sono setole, adesso vi faccio vedere diverse spazzole che ho io con diverse forme. Questa è già un pochino più usata, questa qua è meno usata. Queste qua sono le spazzole di setole dure che vanno utilizzate col sasso marcio. Il sasso marcio è questo tipo di pasta gialla, adesso qua la vedete molto sporca, ma chiaramente, ripeto, queste sono paste che utilizzo io già quotidianamente. Quindi si passano con questa pasta, si passano con queste spazzole e vanno a togliere il grosso dei graffi per quanto riguarda l'acciaio. Queste principalmente servono sia nell'acciaio che anche nei metalli preziosi per togliere i graffi più profondi. Quindi sasso marcio con queste spazzole di setole dure. Dopodiché passiamo, sempre parlando dell'acciaio, ad una rifinitura più fine. La rifinitura più fine io la faccio con questa pasta qua, è una pasta grigia, e la utilizzo con la spazzola di cotone. Quindi spazzola di cotone, pasta grigia e anche può essere usata con queste spazzole piccoline. Subito dopo, questa qua è per dare una finitura al secondo passaggio dopo le setole nere. Subito dopo questa andiamo per la finitura finale, quindi la brillantatura, parliamo sempre dell'acciaio. Per fare diventare un acciaio più brillante io utilizzo la pasta verde con la spazzola di cotone più morbido per poter passare appunto la finitura, la parte finale della lucidatura, pasta verde con cotone morbido. Questo per quanto riguarda l'acciaio. Per i metalli preziosi, quello che sono oro, i passaggi bene o male sono simili, quindi sempre setole dure, spazzola di cotone, ma in questo caso la parte finale viene fatta con il rossetto, con questa pasta qua rossa, sempre col cotone
per le finiture dei metalli preziosi. Se siamo con i metalli bianchi, io utilizzo anche questa pasta qua bianca, sempre per finiture, per brillantare, praticamente per creare la parte finale della lucidatura, sia dei metalli preziosi, dell'argento. Questa pasta qua sempre col cotone morbido, quindi con queste spazzole di cotone morbido. Parliamo adesso invece del quanto riguarda i vetrimplex, sempre spazzola di cotone morbido, e questa pasta qua gialla. Ce ne sono di diverse forme, adesso questa qua, ma la stessa pasta la vendono anche a panetti con questa forma qua, e sempre, ripeto, lo troverete in descrizione, questo tipo di pasta che viene passata con la spazzola di cotone. E per ultimo, per finire, mi sembra che queste cose le ho dette tutti quanti, per finire, se vogliamo fare le satinature delle casse, esistono questi tipi di spazzole che servono per satinare, più o meno grosse. Questa è una satinatura più fine, questa qua è una satinatura più grossolana, però parliamo di le satinature, quando già lavorare con queste spazzole è un pochino più particolare, quindi le satinature sono un pochino più complicate, non sono fatte per tutti. Prima di utilizzarli io sempre consiglio di fare dei test con delle casse un pochettino più di prova, non andate direttamente con queste spazzole. Bene, basta così, spero che questo video sia stato interessante, vi ho fatto vedere un pochettino di paste, un pochettino di spazzole che io utilizzo. Ripeto, per chi a casa vuole utilizzare il Dremel, queste qua sono le spazzole che trovate tranquillamente su internet e le potete acquistare, però le paste sono in realtà queste qua, possono variare nelle forme di panetto, ma bene o male i colori oramai ci danno un'idea di come devono essere utilizzate. Ok. E allora, abbiamo visto le spazzole e le paste che utilizzo io. Chiaramente le spazzole sono sporche, le utilizzo quotidianamente per il mio lavoro, però bene o male a grandi linee vi ho fatto capire come funzionano spazzole e paste insieme, cioè meglio non cambiare la spazzola, utilizzarla ogni spazzola per la singola pasta. E poi vabbè, per il resto io, ripeto, metterò in descrizione queste spazzole e queste paste che utilizzo io, se qualcuno vorrà acquistarle. E troverà questi link che sono, credo che rimanderanno su Amazon oppure anche in altri siti, ma comunque non è importanza, bene o male per altri vedete un pochettino le paste che vengono utilizzate e poi acquistatele dove volete, non è importante. Spero che questo video sia stato utile e basta, come al solito un saluto da Alessandro Restivo, ciao.